durante il periodo classico mesoamericano, nella zona costiera del Golfo del Messico, la cultura degli Olmechi diede vita a due grandi civiltà. La prima, i Maya, fondò una serie di città-stato nel Messico meridionale e nel Guatemala attuali, che prosperarono tra il 300 e il 600 d.C. L'altra civiltà si sviluppò intorno alla città di Teotihuacan, nel Messico centrale, che intorno al 450 d.C. aveva una popolazione di oltre 150.000 abitanti. Una caratteristica comune a entrambe le culture era la costruzione di splendidi templi piramidali ornati di sculture e rilievi scolpiti nella pietra, oltre a pitture murali colorate e incredibilmente vivide. La piramide del Sole e la più piccola piramide della Luna di Teotihuacan contenevano inoltre molti manufatti di piccole dimensioni che forse hanno un significato religioso. Tra questi spiccano alcune maschere che spesso ritraevano dei volti generici ed erano modellate nell'argilla o scolpite nella pietra, come giada o basalto. La maschera di Teotihuacan è composta di pietra, ossidiana, corallo, turchese e conchiglie. Lo sguardo fisso con i larghi occhi a mandorla non fornisce alcuna informazione sul sesso o sull'età. Si ritiene che questi manufatti fossero maschere funebri per corpi mummificati. L'arte di questa grande città che dominò una vasta area del Centro America ebbe una grande influenza e riuscì a sopravvivere all'improvviso crollo della civiltà avvenuto intorno al 550 d.C. Le rovine di Teotihuacan furono riscoperte nel XV secolo dagli Aztechi. La città venne battezzata con questo nome, che in lingua Nahuatl significa luogo di nascita degli dei. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!